Watch out, that gang's around here. Yeah, and with what we've got in the car, $200,000, then we'd better keep our eyes open. Here, this'll warm you up. Great, we can use it. I'm going back now. You stay on guard here. Don't worry. He goes to his nice warm house while we sit out here. Shut up. I wish it was tomorrow already. Let's have a drink. Did you hear anything? Yeah, I heard you gurgling down that bottle. I heard it. Let's go take a look.
Andiamo. In 15 anni io non ti ho mai visto ridere. E va bene, ti capisco.
In galera, certo, ti passa la voglia. Ma pensa che per te oggi è un'altra cosa. Oggi è festa per te. Se esci con quella faccia, prima o poi tornerai dentro un'altra volta. Salve, Ryan. A vederti si direbbe che tutti questi anni non sono passati, almeno per te. Sembra soltanto ieri che ci siamo visti per la prima volta. Questi sono 83 dollari che avevi in tasca 15 anni fa. Non è molto, ma ti servirà per ricominciare. La pistola. Grazie. Le cartucce. Le cartucce. 27. 15 anni fa le hai messe nell'ultimo cassetto a sinistra. Hai una buona memoria. A volte non è difficile. Ce n'erano 6 nella pistola e 21 nel cinturone. Se allora non mi avessero tradito, ora il conto sarebbe diverso. Bellissimo cavallo, ma il guardiano mi ha detto che non puoi spendere più di 30 dollari. Thank you.
Ehi, qui! Ehi! Ehi, qui! State cercando qualcosa? Manco da molti anni da queste parti. È tutto cambiato. Parenti? Sì, era tutta la mia famiglia. Mi dispiace. Ne ho sentito parlare anni fa. Salve, Bill. Sono contento di vederti. Devo parlarti, ragazzo. Ho già parlato col giudice e lui è d'accordo con me. Ti andrebbe un posto di aiuto, sceriffo? Certo, lo capisco. La paga di aiuto, sceriffo, non è alta, ma io ho intenzione di ritirarmi presto. E allora passerai di grado. Che ne dici? Io ho altre cose da pensare, sceriffo. Almeno per il momento. Bill, nessuno ti può capire meglio di me. Io ero grande amico di tuo padre e di tua madre. So che cosa ti rode dentro. Ma non credi che sia ora di dimenticare? Grazie lo stesso, sceriffo.
Da questa parte. Una faccia come quella non può portare che guai. Io la stanza non gliela volevo dare. Avanti. Che succede qui? Facciamo pratica di tiro? Se qualcuno cerca di colpirmi alle spalle, mi difendo. Vi difendete anche troppo bene, galantuomo. Li avete fatti secchi tutti e due. Sono entrati dalla finestra. E non certo per darmi la buonanotte. D'accordo, d'accordo, legittima difesa. Ma qui in paese non vogliamo violenza. Perciò vi invito ad andarvene il più presto possibile. Salve, Bill. Quanti bicchieri hai in casa? Un paio. Possiamo sporcarli? Vorrei fare due chiacchiere con te. Cosa vi ha portato da queste parti? Di che si tratta? Di questo. Che cosa volete dire? Che la memoria non mi ha tradito. Ho pensato tutta la notte se quello che sto per dirti è giusto oppure no. Ma ti conosco da troppi anni per non dirti la verità. Dove li avete trovati? Ai piedi di un cadavere. Chi? Questa notte hanno ucciso due corvi. Uno di loro li portava. Uccisi da chi? Da un forestiero. Un certo Ryan. È andato a ovest. Alzati in piedi. Non girarti. Non toccare il cannone. Quando segui qualcuno devi farlo meglio, bambino. Il mondo è pieno di tipi nervosi che prima ti sparano nella schiena e poi si presentano. E adesso dimmi che vuoi. Per 15 anni non ho trovato nessuna traccia.
Solo uno sperone. Poi arrivi tu e gli speroni diventano tre. Se conosci la storia, quello che cerco lo puoi immaginare. Noi due abbiamo un conto da regolare con le stesse persone. Ma io ho il diritto di precedenza. Possiamo andare insieme. No, bambino, c'è troppo odio in te. E prima o poi finirei nei guai. L'odio è odio. Non ci sono due misure. È proprio quello che pensavo. Visto che sembri un bambino molto impulsivo. E di odio finirai per farne un'indigestione. Io preferisco andare da solo. Ti conviene spararmi. È necessario? Altrimenti mi troverai ancora sulla tua strada. Ne sono certo. Ma l'importante è arrivare per primo. Ti lascerò il cavallo alle Rocce Rosse. Sono a 10 miglia da qui. È un vantaggio che devi darmi. Buona fortuna, bambino. Questa te la lascio. Potrà servirti. Whisky e acqua. Cerco Bert Cavanaugh. Ancora da bere? Dove trovo Bert Cavanaugh? Senti, amico, io vendo whisky. Grazie per l'informazione. Tu che vuoi qui? Questa sì che è una sorpresa. Chissà se è bella o brutta questa sorpresa. Beh, non penserai che non sia contento di vederti. Quanto hai pagato i due che dovevano farmi fuori? Ma che dici? Non capisco. Poco o molto non ha importanza. Comunque è stato un pessimo investimento. Ucciderti. Una volta l'avrei fatto subito. Ma in tutti questi anni qualcosa ho imparato. Per esempio, che una carogna come te vale più da vivo che da morto. Senti, Ryan,
Riconosco che è stata una porcheria averti abbandonato al processo. Ma devi credermi quando ti dico che... No, no, non mi avete abbandonato, mi avete venduto. Mi avete tradito, c'è una grande differenza. Non parliamone più, il passato è passato. Prendi. Sono $100. Non è molto, ma gli affari non vanno bene di questi tempi. $100. Sì. $100 per 15 anni di galera. Comincio a ricredermi. Forse una carogna come te è meglio morta. Calmati, Ryan. Quanto vuoi? $15,000. Cosa? 15,000, 1,000 per ogni anno di galera e contanti. Dove credi che possa trovare tutti questi soldi? Li troverai. Sono sicuro che li troverai. Io non ho fretta, almeno fino a domani. Mi si spezza il cuore a scoprire che i vecchi amici hanno fatto strada. Vi siete tutti sistemati bene. Farò una visita al primo cittadino di Linden City. Sarà contento di rivedermi adesso che è importante. A domani. Oh, non scherzare con questo. Non devi farti male. Per adesso. Sfortunato al gioco, amico? No, non sfortuna, mister. Furto, rapina. Mi hanno spogliato di tutto. Vieni a farti un bicchiere. Ma forse non hai capito, mister. Era solo un avvertimento. I soldi me li hanno presi, ma la pelle vorrei conservarla. Certo, amico. Chi ti dice il contrario? Vieni. No, no, mister. No, no, no. No, non voglio. No, no. Andiamo. No, mister, non voglio. No, 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 mister, io non voglio finire al cimitero, capisci? No! Whisky per due. Quanto avevi perso? $30. Ma che fai? Stai scherzando? Grazie. Posate i dollari e filate. Non esco mai senza aver finito prima il mio bicchiere. Così è tutto sistemato. Sei in arresto, amico. In questa città per mancato omicidio si buscano come minimo 10 anni. Quando lo processiamo, giudice? Domani. Portalo via. Peccato, è andata male. Un momento. Se la mia testimonianza vale, posso dire che è un caso di legittima difesa. La più legittima che abbia mai visto. Data la personalità del testimone, si annulla l'incriminazione e si proscioglie l'imputato. Carte.
È andata bene. Adesso fila. Faccio due chiacchiere col tuo amico. Giovanotto, sei stato più svelto di quei due imbecilli. Mi piacciono i tipi svelti. Ho lavoro per te. Vieni nel mio ufficio. Mani sopra la testa, bambino. Abbassa il cane della pistola, piano. Riposa. Hai sempre molto da imparare. Stavolta tu hai qualcosa da imparare. Sì? Cosa? Cavano mi paga 500 dollari per farti fuori. Un altro pessimo investimento. Credi davvero? Può darsi che non l'abbia preso sul serio. E hai fatto bene, bambino. Dimmi, nonno, perché ti vuole morto? Chi è Cavano? Tu fai troppe domande. Posso pagarti l'informazione con i suoi 500 dollari? Lui per me vale molto di più. Diciamo 15.000. Ti consiglio quindi di stare alla larga. Perché se mi tagli la strada potrei arrabbiarmi. Sei avvisato. Scoprirò lo stesso chi è. E se per caso è uno degli assassini di quella notte, preparati ad arrabbiarti. Ehi! Ehi! Ehi, mister! Volevo ringraziarti. Io non valgo un granché. È da molto tempo che non ricevo una buona azione. Con te mi sento in debito. Se mi chiedi di camminare sul fuoco, ti giuro che ci camminerò. Ti chiederò molto meno. Che cosa sai dirmi di Burr Cavano? Da quanto tempo è a Holly Spring? Quando sono arrivato qui era già il padrone della città. Se vuoi sapere tutto di lui, conosco proprio l'uomo giusto. Cerca di procurarti una buona bottiglia di rum, perché più l'amico beve, più ha voglia di parlare. Il regge si è disperso e il pastore si è addormentato. La bottiglia! Meglio addormentato che morto. Alla salute! Alla salute. Ma adesso ditemi che cosa sapete di Burr Cavano. E mia moglie, un ubriacone. Sente l'odore del rum a 20 miglia di distanza. Ah, bravo, sei qui. La bottiglia. Ma non c'è bottiglia. Dammi la bottiglia. Ma non c'è bottiglia. Tirala fuori. Ma no, non è nostra. Tirala fuori, l'etamaio. Ma non è nostra, è del signore. Ma che bella figura che stiamo facendo. È del signore, t'ho detto. È mia moglie. È proprio la mia moglie. È un po' ubriacona. Prima di arrivare al fondo, parlatemi di Burr Cavano.
Cavano! È uno scorpione quello! È un serpente! Parlo io, parlo. Quando è venuto qua, la chiesa era in ordine. Era un buon pastore io. Che altro sapete di lui? Di chi? Di Cavano. Ah, Cavano, che aveva una pistola e un mazzo di carte. Lo chiamavano Poker Dusty. Full di donne. Non basta, full d'assi. Poverino, sei fatto per l'amore. Dammi ancora una posta. Che mi dai in garanzia? Mi hai già tolto tutto. La fattoria, le mandrie, tutto quanto possedevo. Lo sai bene. Allora alzi tacchi e fila e lascia il posto a un altro. Solo 500 dollari. Dammi ancora una possibilità. Solo 500 dollari. Chi vuol fare il quinto? Io. I miei dipendenti non giocano. Dà le carte. Quante? Servito. Mi accontenterò dei tuoi 500. Quattro assi. Anch'io. Quattro assi. Senti, amico, qui non ci piace molto scherzare. Io non scherzo. Dagli la pistola. Alzati! Pianista, batti tre note.
due lezioni, bambino. Primo, guardati alle spalle. Secondo, conta i colpi. Quattro cartucce per un uomo solo è uno spreco. Sei costato $15,000. Accidenti. Ehi! Ehi, voi! Sentite un po'. Che volete? Quando parte il treno per Lyndon City? È partito da un quarto d'ora. E quando ne passerà un altro? Dopodomani. Non ti preoccupare, però, perché il cavallo l'ha lasciata a me. Allora ha preso il treno? Sì, e mi ha detto, verrà un mio parente, un bravo figliolo. Gli darai il cavallo e un bacio. Il cavallo è là dietro. Il bacio, dove lo vuoi? Ah, mi accontento del cavallo. Perciò cedo la parola al benemerito concittadino, orgoglio della nostra comunità, il banchiere Walcott. Chi scende a Lyndon City? C'è di più. Il senatore Carlyle ha inoltre concesso che la ferrovia Santa Fe El Paso tocchi la nostra città. Questo significa benessere, prosperità e maggior ricchezza per tutti. Cittadini, vorrei prolungare questo nostro incontro, ma purtroppo il dovere mi chiama. Viva Lyndon City! Viva il senatore Carlyle! Lui è già qui e arriverà anche l'altro, un tipo molto svelto. È quello che ha ucciso Cavano. Corri ad avvisare Pedro, Paco e gli altri. Signor Walcott. Digli soltanto che ho anticipato la festa. Buongiorno, buongiorno. Solo questo. Capirà. Walcott, un forestiero chiede di voi. Fallo entrare. Sta buono, amico. Siete monotoni. Gli anni passano e fate sempre le stesse cose. Il cannone nel cassetto, il coltello nella schiena, le menzogne. Temevi forse di non essere ricevuto? Anzi, al contrario. Temevo di essere ricevuto troppo bene. Ma con te è sempre meglio presentarsi alle spalle. Walcott, il forestiero non c'è più. Ci sono, ci sono. Come vedi, ci sono. Adesso fila alla svelta. E chiudi bene la porta. Questa è una conversazione privata. La porta! Bene. Siamo diventati importanti.
Neanche ricchi. Hai cambiato il tuo sporco vestito, Guy Pepe. Ma la faccia è rimasta la stessa. La più sporca faccia da mascalzone mai vista. Ascolta, Ryan. Sta zitto. E posso anche assicurarti che dove sono stato tutti questi anni, per colpa tua di facce sporche ne ho viste molte. Le cose sono molto cambiate, Ryan. Posso ricompensarti. Siediti. Parliamone. Non abbiamo molto da dirci. Solo 5 parole. $15,000 più $15,000. 15.000 più 15.000. $30,000. Una bella cifra. Bella come 15 anni di galera. Devi pagare anche la quota di Cavano. Me lo hanno ucciso sotto il naso e non ho fatto in tempo a incassare. Ti darò un acconto. Diciamo 10.000. D'accordo. Il resto domani. Basta! Non lo sciupare. Ti serve sano per il momento. Potrei ammazzarti subito, ma sarebbe troppo semplice. Sapete che vi dico, amici? È il cielo che ce lo manda. Il nostro vecchio Ryan ci sarà ancora utile come ai vecchi tempi. Fermo! Vedi, Ryan, mi ci sono voluti anni per conquistare la fiducia di questa città e quella del governatore dello Stato. Ma quello che più conta, finalmente ho nelle casse della mia banca più di $1,000,000. I fondi che lo Stato ha messo a disposizione per le opere pubbliche. Che ne dici, Ryan? Lascio spendere in stupide opere pubbliche questa montagna di dollari? Ecco, vedi, loro non sono d'accordo e credo che sarò costretto ad accontentarli.
perderlo d'occhio, l'amico. Ah, signor Walcott. Sì, proprio io. Lavoro arretrato, signor Walcott. Va ad aprire l'altra porta, questa la chiudo io. Indietro. Lavorava con me da 10 anni. Era un dipendente fedele. Un amico. Hanno ammazzato l'altro guardiano e fatto saltare la cassaforte. Non è rimasto un centesimo. Hanno preso uno dei banditi! Hanno preso uno dei banditi! Hanno preso uno dei banditi! Andiamo a vedere. Lo riconosco. È venuto ieri nel mio ufficio. È chiaro che stava preparando il colpo. State buoni! Calma! Calma! Quest'uomo ha diritto ad un regolare processo. I ladri e gli assassini non hanno diritti. Fate silenzio! Non dubitate, lo impiccheremo. Ma prima deve sputare il nome dei complici. Volete o non volete recuperare i vostri soldi? Sì! E allora datemi tempo fino a domani. Cittadini, lo sceriffo ha ragione. Anch'io per un momento mi sono lasciato trasportare dall'ira.
quest'uomo sarà impiccato. Portatelo via e tenetelo d'occhio. Chiudilo nel magazzino della stazione, qui tira una brutta aria. A cavallo! Sceriffo, vengo con voi. Il prigioniero è scappato, è stato aiutato da qualcuno. La colpa è tua, sceriffo. Tu ti sei opposto. I morti non scappano. Quell'uomo è diventato un pericolo per tutti. Ti auguro di riprenderlo o me ne risponderai personalmente. Andiamo, muoviamoci. Credo che tornerò a Lyndon City. Mi interessa incontrare Walcott, faccia a faccia. Tu che ne dici, nonno? Dico che come al solito ti sbaglieresti. Perché? Primo, perché a Lyndon City in questi giorni sono molto eccitati contro i forestieri. Se ti riconoscono finisci con una corda al collo. Secondo, perché Walcott non c'è più. Come fai a saperlo? Per abitudine uso il cervello, prova anche tu. Walcott aveva un piano perfetto che tu hai fatto saltare. Ora con me in libertà lui ha tagliato la corda, rinunciando al ruolo di onorato cittadino. E dove credi che stia andando? Dietro alla banda e ai soldi. Ossia? In giro per confondere le tracce. Quando avrà seminato gli inseguitori, punterà su El Viento. Un villaggio in territorio messicano è il rifugio preferito di Walcott. Devo riconoscere che tu sai sempre tutto, nonno. Eccetto che ora te ne stai qui tranquillo e con calma finisci di farti la barba. Perché questa volta arriverò io prima di te. Naturalmente ti lascio a piedi come mi hai insegnato tu. Solo che non ti lascerò il cavallo tra 10 miglia, perciò cercatene un altro. Non vuoi assaggiare un po' di arrosto prima di andartene? Deve essere buono. Sarà per un'altra volta, nonno. Bill,
Stavo pensando. Mi piacerebbe avere un figlio come te. Perché un giorno finirò con una pallottola nella schiena. E non ci sarà un figlio che mi vendicherà. Ti potrà servire. Signorita, por favor, ho sete. Tengo sed. Perché sono scappati quando m'hanno visto? Di che avete paura? Tu non sei uno dei loro, vero? Sono contro di loro. Perché? Ti uccideranno. Prima che qualcuno mi uccida deve avere il mio permesso. E non lo do facilmente. Pensavo che stessi in pena per me.
E tu? Chi sei? Uno che quando deve sfogarsi se la prende con gli uomini. Vuoi dire forse che ho paura? Hai la faccia da stupido, però questo l'hai capito. Avanti, eroe. Vediamo un po' chi ha paura. Che passa, amico? Hai forse cambiato idea? Già. Ora ho deciso di ucciderti. Lasciati la pistola. Con l'altra mano. Ricordi molti anni fa a Mesita Ranch, anche allora te la sei presa con una donna. E sfortunatamente per te quella donna era mia madre. Voglio consegnare vivo a Pedro. Questo conto lo regola lui. Forza. Forza! Tu resta qui e non muoverti mai. Per nessuna ragione. Bene. Chiesto dov'è mio fratello!
chi è stato? Chi? L'abbiamo preso. Vivo. Porco bastardo! Questa te la farò pagare! Te la farò pagare! Figlia d'una cagna! Figlio di una perra! Ah, ah, ah. Bastardo! Prima voglio sapere chi è. È quello che ha ucciso Cavano. Molto interessante. Così lavori per Ryan. E naturalmente saprai dove si trova in questo momento. Fatemi preparare una buca nella piazza. Parlerai, amico. Parlerai. Perché noi siamo molto interessati a sapere dove si trova Ryan. Dobbiamo fargli una sorpresa. Coraggio. Non vorrai finire divorato dalla sete e dalle formiche. Hai una bella faccia. Sarebbe un vero peccato vederla ridotta come quelle lì fuori. E se parlo, chi mi assicura la vita? Diciamo che se ci fai mettere le mani su Ryan, invece di ammazzarti lentamente, Pedro ti ucciderà in un regolare duello. Sei d'accordo? Allora? Ryan non prevedeva che tornaste così presto. Lui è andato a Redstone Pass. Incontro certi amici che l'aiuteranno a farvi fuori. E quando sarebbe questo appuntamento? Oggi. Redstone Pass è a circa 20 miglia da qui. Partiamo subito. Mi auguro che tu abbia detto la verità. Portatelo fuori. Adesso ti cuciniamo. Avanti, riempi la buca. Non mi colpirare. Vedo che sei un uomo di parola. Tra 10 ore saremo di ritorno. Purtroppo per te saranno 10 ore di sole. L'onore di dargli il sale è tuo. Thank you.
Andiamo. Giochiamo. Fuori i dadi. Guarda, guarda. Ombre, che forti su quel volo! Amico, fermati, se no il prossimo te lo pianto in testa. Così sei arrivato prima di me. Troppo curioso. Stai entrando o uscendo da quel buco? Sei diventato piccolo piccolo. Non sei abbastanza grande per girare il mondo da solo. No! Forza, forza piccolo, su! Prova se riesci a uscire da te. Ehi! Non è il momento di scherzare, nonno! Signore, non so chi siate, né tu né il tuo amico, ma sento che è il buon Dio che vi manda per aiutarci contro i nostri aguzzini.
Ma attualmente io non credo di avere rapporti così stretti col buon Dio e non ho ricevuto nessun messaggio da lui. Sono qui per motivi personali. Comunque può darsi che i nostri interessi coincidano. Penso che tu abbia inventato qualche storia per allontanare Walcott e i suoi uomini, giusto? Sì. Tra quanto pensi che saranno di ritorno? 4 o 5 ore. Cioè tutto il tempo per prepararci a riceverli. E adesso statemi bene a sentire. Dovete scavare un fossato da là a laggiù. Largo 2 metri e profondo 1. Riempitelo di rami e di tutto ciò che può bruciare. All'interno della porta fate una grossa barricata. Entro 5 ore dovete aver finito. Muovetevi! Conosci un posto sicuro dove portare le donne e i bambini? Sì, signore, fuori dal paese, la vecchia missione. Non perdere tempo. Versate il petrolio. Ryan è arrivato e ha avuto tutto il tempo per prepararci un bel ricevimento. Che intendi fare? Prendo con me 4 uomini e attacco il viento da sud. Tu e gli altri attaccherete di fronte. Andiamo. Vamos!
lasceranno tranquilli. Per questa notte. La notte è lunga per i nostri amici. Teniamogli compagnia. Usanza messicana. Ti suonano la marcia funebre per logorarti i nervi. Ma tu non l'ascoltare e dormi, ragazzo. Domani dovrai essere riposato. Dobbiamo sistemarli prima che si alzi quel maledetto vento. Non c'è tempo da perdere. Buongiorno. Spero. Anche tu. Non erano quattro ma cinque quella notte. Io arrivai alla fine. Quando vidi ciò che stava accadendo capii che era troppo tardi per fermarli. Riuscii solo a salvare un bambino che adesso mi ucciderà. Va bene. Sono pronto a pagare. Una cosa ti chiedo, lascia che ti aiuti. Sono in troppi là fuori per te solo. Hai la mia parola. Non fuggirò. Vete, anda, anda.
dalla porta di dietro. Sparare ancora, ricordati di Mesita Ranch. Thank you.
Quante cartucce hai? Tre. Stavolta io sono senza. Lo so, altrimenti non avresti usato il rasoio. Ora voltati, Ryan. Difenditi, Ryan. Difenditi, Ryan. Voltati, Ryan. Grazie di avermi lasciato il cavallo. Fortuna, figliolo.